Sono qui insieme al professore Fornaciari da Passano, che fa parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e volevamo chiederle se ci poteva spiegare in sintesi come è nato questo progetto. Il progetto è nato da un'idea che noi abbiamo avuto insieme ad altri colleghi, diciamo, portoghesi e greci, nella utilizzazione del verde come indicatore dello stato di salute delle città. Le piante possono essere utili informatori di quello che è il nostro, diciamo, stato di salute dell'ambiente urbano, sempre più minato da smog, emissioni di traffico e industria e quant'altro. Quindi l'uso del verde come indicatore di quello che sono gli stati di salute, appunto, delle nostre città. Con quali strumenti, come intende sviluppare ancora di più? Assolutamente incontri, monitoraggio, addirittura la creazione di un'app. Oggi tutti i giovani sono dotati di telefonino, tutti i cittadini in generale sono dotati di telefonino, quindi un'app che si possa implementare da parte del singolo cittadino per magari verificare situazioni critiche, danni che possono essere segnalati all'interno del nostro ambito urbano, sempre riguardanti il verde.